fare con voi una sorta di vlog un po' diverso rispetto a quelli che vi ho già pubblicato sul canale, perché appunto volevo provare con voi una nuova tecnica che ho visto girare molto su YouTube per studiare e allo stesso tempo guardare anime. La tecnica si chiama anime d'oro ed è una sorta di variazione del pomodoro tradizionale. Visto che ho iniziato 2000 anime e non li ho mai continuati, e visto che la sessione si sta avvicinando, io ho diverse cose da studiare, ho pensato di provare con voi questa tecnica per vedere se effettivamente è così miracolosa come si dice online. La tecnica prevede una sessione di studio che va dai 40 ai 60 minuti e poi una pausa di 25 minuti che corrisponde alla durata di un episodio di un anime. Io oggi ho come obiettivo quello di finire un libro che appunto sto studiando e mi mancano circa 140 pagine da studiare. Allora, questo è lo study plan che ho creato per il corso e questi sono i capitoli che mi mancano. Sono 1, 2, 3 capitoli più le conclusioni che sono 4 pagine. E oggi dovremo fare tutto questo. Il capitolo numero 6 l'ho già iniziato, ma ho fatto soltanto una 5-6 pagine, diciamo. Ovviamente sto utilizzando Notion. Fatemi sapere se volete un tour del mio Notion, che è ancora un po' in evoluzione. Queste sono le altre cose che dovrei studiare. Però, se appunto, se vi può interessare, magari ve lo preparo. Per farmi da timer invece uso Forest, che è questa applicazione che appunto ti permette di piantare degli alberi e di guadagnare delle monete che poi puoi utilizzare per acquistare degli alberi veri da piantare. Niente, io direi che iniziamo e partiamo con una sessione di 60 minuti. Non so se effettivamente riuscirò a fare tutti e 60 i minuti, però ci proviamo insomma. Poi guarderò il primo episodio della quarta stagione di Haikyuu che avevo iniziato e avevo messo in pausa e quindi la riprendiamo insieme, insomma. Gave you my doubts and I watched them go. Gave you my fears and we took them slow. Gave me a warmth when I was so cold. Gave me a love, honey, I was so. Allora, ho finito la prima sessione di studio e quindi adesso passiamo a guardare Haikyuu. Asare, Ochan, cheese! Hayabe ni shitemo haya sugi nai? Chiga, kore 2 kaime no asameshi. Ohiru to kanshoku wa betsu ni aru. Maji da mon na, kore. Sasuga zenkoku. Bene, l'episodio l'ho finito e quindi adesso riprendiamo a studiare. Della seconda ho mangiato il pranzo, quindi ho fatto già pausa pranzo e adesso sto per rimettermi a studiare. Io volevo dare un po' di impressioni riguardo questa tecnica che stiamo utilizzando oggi. E allora devo dire che fare pausa per 25 minuti è molto meglio rispetto a fare pausa per 5 minuti, perché comunque finivo sempre per
fare pause più lunghe rispetto a quanto avrei dovuto, rispetto a quello che è il sistema del pomodoro tradizionale che prevede 25 minuti di studio e barra lavoro e poi 5 minuti di pausa. E avere quei 25 minuti in cui stacchi completamente e guardi qualcos'altro aiuta secondo me a mantenere poi la concentrazione dopo. E sto riuscendo a studiare anche in maniera abbastanza veloce rispetto al solito e adesso non mi sento stanca, eccessivamente stanca, nonostante appunto studi da ben 3 ore e mezza/4, quindi diciamo che è una tecnica che potrei continuare ad utilizzare tranquillamente nei prossimi giorni, per ora per me sì. IQ, molto molto bello come sempre, sono arrivata al 3° episodio, ho fatto 3 sessioni e stupendo. Sto apprezzando moltissimo il fatto che si stiano concentrando sullo sviluppo del personaggio di Hinata e quindi niente, sono molto contenta di continuare Haikyuu e ve lo consiglio vivamente se ancora non l'avete guardato. Bene, direi che ricominciamo a studiare. Da poco i 60 minuti della prima sessione di questo pomeriggio e ora sto iniziando a guardare Haikyuu. Mi sono fatta un caffè e adesso sono un po' stanca perché appunto ho fatto soltanto pause da 25 minuti e non mi sono presa una pausa a pranzo, però appunto sto andando abbastanza avanti con il lavoro che dovrei fare, quindi mi ripasserò dopo, diciamo. E niente, adesso vado a guardare il mio episodio e continuo con le altre sessioni. Prevedo di farne altre 3 se tutto va bene. Speriamo di riuscire a fare altre 3 e speriamo di riuscire a finire almeno il capitolo 6 perché domani voglio terminare il capitolo 7 e poi finire il libro entro la fine di questa settimana, magari, se tutto va bene, insomma. E niente. Vado. Sono le 7:15. Direi che è un esperimento abbastanza riuscito e sicuramente nei prossimi giorni continuerò a studiare in questo modo. E fatemi sapere se vi interessano altri video di questo genere e se vi è piaciuto e vi è stato utile per appunto trovare un nuovo modo per rendere un po' divertente lo studio, per quanto studiare storia del Giappone sia divertente, insomma. E niente, direi che concludiamo qui. Spero che come sempre vi sia piaciuto e vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!